Lei quest'estate come si sfogherà per liberarsi da tutte le tensioni? Speriamo riaprano di nuovo le discoteche e ce ne andiamo a ballare, perché ci manca tanto, soprattutto andare a ballare. Ragazze, posso ballare? Sì, vai. Riaprono le discoteche in forma statica. Può sembrare strano, ma in realtà stiamo lanciando una nuova moda, il ballo da fermo. Vai! Che discoteca è una discoteca dove non si balla? È come farsi la doccia senza acqua. Perché ma posso stare a casa e mandiamo un serio? La discoteca è una balla, una casa sia. Come mangiare un piatto di pasta con nero di seppia in bianco? Ma non fanno i mummi? No, secondo me è una grande cazzata. Che senso ha entrare, pagare e non ballare? A questo punto uno si sta a casa e c'è chi l'ha a fare in discoteca, ascolta. È come se fai 500 euro di regalo a tuo cugino che si sposa e puoi andare solo in chiesa. Non ti puoi neanche sfogare al buffet. Andare in discoteca però stando seduti è come fare babbaluci senza levarti le mutande. Forse però non dobbiamo stupirci troppo della discoteca statica. È solo una delle tante contraddizioni con le quali conviviamo. Chi di noi non ha avuto una mamma che ti diceva: domani ti porto al mare, che ti fa bene? Una volta arrivati al mare ti urlava: esci dall'acqua, che ti viene la febbre! E sta dicendo la verità. Chi di noi non ha un amico che ti regala una bottiglia di vino e poi ti dice: oh, mi raccomando, non la aprire, questo è vino pregiato. Oppure quelli che si comprano la macchina per usarla solo la domenica. È un controsenso. Insomma, si torna in discoteca, ma senza ballare. E se balli, ti prendono la multa. C'è un po' di confusione. Proprio nelle discoteche non fanno nessuno, ma non a me c'è una fanno nessuno, ma non lo mondo fanno nessuno, fissi non rinviare, il babbaluccio non li potevo mangiare. Però a noi la confusione ci piace, ci adeguiamo, la lanciamo. Non penso che ci sia un senso logico a questa cosa. È come quando vai dal dentista e trovi le caramelle in sala d'attesa. Che tu le vorresti mangiare, le guardi, ti viene l'acquolina in bocca e pensi: allora sei veramente bastardo. Questa idea, cioè, da dove è nata? È nel DPCM. E cosa visto il DPCM? Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Mi chiedo se magari quando lo va a fare zichidenza lo fa con le mutande messe, col pantaloncino, senza levare la cinta. Cioè, puoi ascoltare la musica ma non puoi ballare, non ha molto senso. Mi sto a casa. La discoteca che è fatta per ballare, per divertirti, ti va a montare, picare sciada, qua. Questo non facciamo niente. Ma allora a questo punto torniamo a ballare in balcone. Lei, nel periodo in cui siamo stati costretti a stare a casa, l'ha fatta la discoteca sul balcone? Certo, noi siamo alla discoteca. All'ultimo venire a sbrigare. Chiudete, spendete la televisione, accendete la luce, barbara al russo, dice, battete le mani nella finestra. Ma vittima, ma uscire a ballare, e beppiamo pure, e fumare. Ballo da fermo, lei me lo fa vedere come si fa. Ballo, ballo, ballo da capogiro. Ballo, ballo, ballo senza respiro. Ballo, 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 mi invento un passo che fa così, fa così, fa così. Ecco, immagina la musica e tutte le assettate che ballano dopo tutte. Ma che cos'è? Ballo, 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 non mi innamoro. Ballo, 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 sto prigioniera. Ballo, 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 ma non la fanno i mummi? No, secondo me è una grande cazzata. E la mia casa è Piazza Grande.